Si torna nell'Alto Tevere con la 29esima sagra della ciliegia a Cerbara di Città di Castello per l'edizione 2014 di quello che è il trofeo per il pastificio Perugini, gara riservata alla categoria esordienti di primo e di secondo anno. Il pastificio di Perugini, pane di grande qualità. Intanto qui vedete le immagini relative alla festa che l'Unione Ciclistica Città di Castello, patron della manifestazione di Cerbara, organizzerà sul ciclodromo per avviare i giovani al ciclismo. Ci sarà la possibilità di poter provare le bici, di poter indossare l'abbigliamento adatto per andare in bicicletta, di avvicinarsi, insomma, a quello che è il mondo delle due ruote. Salute! Eh sì, quando la bronchite si fa sentire è sempre giusto dire salute. Gara del primo anno degli esordienti, abbiamo detto, organizzazione curata dalla Unione Ciclistica Città di Castello con il presidente Patrizio Braganti. Sono 31 i chilometri da percorrere di questo circuito che si snoda intorno alla frazione di Cerbara. In pieno svolgimento, come dicevamo, la sagra della ciliegia, quest'anno all'insegna finalmente del bel tempo. Lo scorso anno, con il mese di giugno piovoso che aveva rovinato un po' tutto, quest'anno invece le cose sono andate nel verso buono e nel verso giusto. Ci si prova ad andare in fuga, ci si prova ad allungare perché il percorso è completamente pianeggiante, si fa solamente la volontà di provare lo sprint. Vedete che il gruppo si sta sfilando, il gruppo dei migliori è davanti, davanti c'è un concorrente con un vantaggio di 10 secondi, dietro c'è il gruppo, ma poi si è tutto sfilacciato. Il nostro Ettore Marini, grande voce. Ettore Marini, nonché grande pedalatore ai suoi tempi, ce lo ricordiamo nelle vittorie da allievo e da junior con la maglia dell'Unione Ciclistica Città di Castello. Adesso fa il laureato, si è sposato, figli a carico, moglie e una bella professione, con la domenica da passare insieme con gli amici dell'Unione Ciclistica Città di Castello a fare lo speaker. Già, perché Ettore Marini è stata per un bel po' di tempo anche la voce del ciclismo e lo continua a fare. È l'aria del paese di Cerbara e guardate un po' gli scherzi che si fanno a Cerbara. Qualcuno ha innalzato lassù in cima al cartellone che pubblicizza la sagra della ciliegia la bici, ma chi sarà stato a mettere la bici lassù? Lui, il nostro Sandrino che se la ride di gusto, sarà stato lui a mettere la bici lassù in cima o saranno stati altre persone? Noi abbiamo cercato di fare una piccola indagine mentre la bici era lassù posteggiata, innalzata in cima. Saranno loro? Saranno stati loro a due mani e due mani a mettere sulla bici anche pesante da mountain bike lassù in cima? Sta di fatto che il legittimo proprietario, nonostante che si rivolgesse verso il cartellone della sagra della ciliegia, non se n'è assolutamente accorto. E queste sono invece le persone che lavorano dietro la sagra della ciliegia per preparare tutto quello che è la cena, tutto quello che è già il servire la merenda, servire le patatine fritte, già cominciare dalle prime ore del pomeriggio. Ed è il modo per tutti i giovani di Cerbara di trovarsi all'interno della Prologo, all'interno della sagra della ciliegia e divertirsi. Attenzione perché c'è una fuga a tre in questo momento, siamo nel finale della corsa per la categoria esordienti del primo anno. Lo ripetiamo, si corre per il trofeo Panificio Perugini. Sono in tre Davide Crociati della Fausto Coppice Senatico, Federico Altopiano della Mille Luci Ciclismo e Simone Molinaro del pedale Azzurro Rinascita. Parte la volata, davanti a tutti c'è Simone Molinaro, pedale Azzurro Rinascita, e lui a braccia alzate che va a vincere secondo. E Federico Altopiano della Mille Luci Ciclismo, terzo arriva
Davide Crociati della Fausto Coppi Cesenatico, volata per il quarto posto con Luciclone, in quarta posizione Nicolò Cardinali davanti a Giovanni Cosentino della Gubbio Ciclismo Mocaiana, Samuele Petri della Mille Luci Ciclismo, Nicola Falconi dell'Olimpia Valdarnese, ottavo è Roberto Marchigiani della Gubbio Ciclismo Mocaiana, nono Alessio Pantalla dello Ciclone e decimo è Saramano Sala della Fausto Coppi Cesenatico. E qui siamo all'interno della Sagra della Ciliegia, guardate che cosine che ci preparano, questa è una torta straordinaria, la ciliegia fatta con le ciliegie fresche che si schiacciano tutti su questa torta ad un sapore meraviglioso, come faccio a saperlo? Perché quell'ultimo pezzettino se l'è mangiato il sottoscritto, lo ammetto. Un ringraziamento va alla famiglia Perugini perché è sempre estremamente vicina al mondo del ciclismo dell'Unione Ciclistica Città di Castello. Fa la staffetta la famiglia Perugini, fa l'organizzatore la famiglia Perugini, dà una mano nello svolgere tutte le gare che vengono fatte. È la passione, è la volontà di stare insieme. E adesso qui invece si fanno le piadine, si riempono con le salsicce e con il prosciutto. E scorcio invece familiare della famiglia Radu. Sì, la nostra Alessia è lì, finito la gara, va dal papà, saluta, eccetera, eccetera. E c'è anche la mamma. È una famiglia straordinaria, lo devo dire, mi piacciono tutte e tre. È una famiglia dove vive un amore meraviglioso. È solamente chi conosce i dettagli sa quello che significa dire amore meraviglioso. Questo è il pane del panificio Perugini. È il pane fatto con amore e con arte, sfornato sabato sera per l'occasione della Sagra della Ciliegia di Cerbara. E noi andiamo con la categoria del secondo anno, media di 37 km per quanto riguarda la categoria del primo anno, vinta, lo ricordiamo ancora, da Simone Molinaro, pedale azzurro Rinascita, secondo Federico Altopiano, Mille Luci Ciclismo, che aveva provato l'abbozzo di fuga e poi è stato recuperato, terzo è Davide Crociati della Fausto Coppi Cesenatico, il primo degli Umbri è Nicolò Cardinali dello Ciclone davanti a Giovanni Cosentino della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Questa è la classifica e adesso andiamo a vedere l'ordine di arrivo per quanto riguarda il secondo anno. C'è da vedere quello che potranno fare i nostri corridori umbri. In mezzo c'è sempre questa Fausto Coppi Cesenatico che sta davvero facendo una gran bella gara qui a Cerbara, e poi la Polisportiva Albergo del Tongo, c'è il Cycling Team Coratti, c'è il pedale azzurro Rinascita che insomma ha già vinto la sua prima gara nelle esordienti, e c'è anche il team Eurobici di Orvieto con quello che è la Nestor Sea Marciano, con quello che è l'Unione Ciclistica Città di Castello, che possono provare a fare qualcosa di importante. Massimo Marini è colui che si preoccupa di questi ragazzini, anche lui dà una vita al mondo del ciclismo, prima come papà che allenava il figlio Ettore e poi come manager della categoria del ciclismo. Intanto c'è l'arrivo con Samuele Fascia, Fausto Coppi Cesenatico, che alza le braccia al cielo, e lui che vince l'edizione 2014 del trofeo panificio Perugini. Lui primo, adesso andiamo a vedere la volata come andrà a vedere. Forno Pioppi davanti con Cristian Cirilli della Forte Braccio, Forno Pioppi Cirilli davanti e tira la volata, attenzione, andiamo a vedere quello che accade, vince la volata per la seconda posizione Cristian Cirilli, Forno Pioppi, Forte Braccio davanti a Francesco Carotti, Polisportiva Albergo del Tongo, quarto è Samuele Bianchi, anche lui della Polisportiva Albergo del Tongo, quinto Andrea Cantoni, Fausto Coppi Cesenatico davanti a Roberto Luca, Cycling Team Coratti, e poi Leonardo Casadei, Fausto Coppi Cesenatico, Nicò Galli del Luciclone, nono è Jacopo Saragoni del pedale azzurro Rinascita e decimo Alessandro Cresca dell'Eurobici di Orvieto. Avete visto l'intervista di Samuele Fascia e adesso di nuovo l'arrivo per lui, questa vittoria straordinaria
e meritata dopo i 40 chilometri degli esordienti del secondo anno. Terza vittoria per Samuele Fascia nella categoria del secondo anno. Riguardando la volata del secondo anno, Francesco Carotti dall'Albergo del Tongo alza le braccia per dire ho vinto io la volata, e invece Cristian Cirilli che gli si infila dentro e va a vincere la volata. I 5 dell'Eterno Riposo sono tutti lì, i nostri amici, gli splendidi amici che abbiamo per salutare questa avventura conclusa. A Cerbara di Città di Castello per l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Città di Castello con il trofeo Panificio Perugini. E adesso andiamo con quelle che sono le interviste. Noi ci stiamo provando, noi abbiamo invitato tramite una consegna a mano personale di volantini che invitano i ragazzi a una giornata particolare al ciclodromo di Città di Castello per provare le nostre biciclette, le nostre divise, per provare le nostre gare, per provare quello che è lo spirito di una gara ciclistica, di una preparazione ciclistica. Ci sarà la merenda per tutti coloro che parteciperanno, inizieremo la mattina, faremo dei giochi, faremo delle prove in bicicletta, faremo tutto quello che ci verrà di fare insieme ai ragazzi, tutti d'accordo, giocheremo tutta la giornata, chi è intenzionato poi a rimanere per fare la sua prova ci lascerà i suoi dati, le sue volontà e vedremo quello che ne uscirà fuori. Noi ne aspettiamo tanti, speriamo che qualcuno venga. Vota. Niente. I nipoti sono un orgoglio però. Sì. I tuoi nipoti che hanno messo un paio. Sì, sì. Ti vogliamo ringraziare. Ma io innanzitutto ringraziamo tutti i volontari che ci hanno dato qui una mano, perché è stata una cosa abbastanza pesantina, però ecco, hanno collaborato un po' tutti, anche le altre associazioni, gli altri gruppi sportivi, e poi la Prologo che ci ha dato anche il permesso di fare questa gara, insomma, nell'ambito della festa, e poi ecco anche il sottoscritto e la famiglia perché ecco, è da 2 anni che abbiamo messo a disposizione insomma il contributo per fare questa manifestazione, che tra l'altro è riuscitissima quest'anno. Ecco, sì, ecco. Dopo... Ma il pane Perugini? No, è il pane Perugini, è pane come lo fanno pochi, sinceramente, come lo fanno pochi, perché io anche l'altro ieri, allora se devo proprio raccontarla come si deve, io il venerdì prossimo devo andare a prendere la medaglia d'oro alla Camera di Commercio, capito? Alla Camera di Commercio, ma ha scritto la Camera di Commercio che venerdì, e l'altro ieri è venuto uno a fare un filmato da parte della Camera di Commercio per farlo vedere, dice, mi hanno scritto, dice, perché è una ditta, dice, che ha lavorato sempre seriamente, capito? Quindi ti premiano. Sì, non hanno avuto mai problemi in nessun modo, capito? E ti premiano. Allora dice, mi danno il premio, la medaglia d'oro venerdì prossimo alla Camera di Commercio. Bravo. Beh, veramente è un bel ritorno qui la gara a Cerbara, proprio nell'ambito della festa, nel parco della festa. Devo dire che mette insieme una bellissima festa della Proloco, che ringraziamo per la collaborazione, mette insieme la gara ciclistica, mette insieme la passione e il gusto, la voglia di fare della famiglia Perugini, Renato, Lorenzo, Roberto, la mamma. Veramente sono dei grandi appassionati che abbiamo tutte le domeniche a collaborare alle manifestazioni, con la moto, come scorta tecnica, staffetta motociclistica, a spostare le transenne, a dare una mano, e oggi li vediamo anche in qualità di sponsor, amici, sostenitori di questa attività, sostenitori della Proloco di Cerbara che ha voluto questa manifestazione, e quindi il ringraziamento va a tutti loro, va al team ciclismo in Città di Castello, all'Unione Ciclistica Città di Castello, Massimo Marini, Patrizio Braganti e tutti i collaboratori che veramente con grande passione e grande entusiasmo hanno gestito questa manifestazione. L'acqua non te l'ha. No, è merito di quel dolcetto là, vedi, sì. Il dolce che porta bene. Ma tutti gli anni è fisso, sarà fisso qui, sarà. No, è stata una gran festa, credo. E sono state una settimana, 6 giorni, di puro divertimento per noi che l'abbiamo vissuta e penso anche per chi è venuto a trovarci in queste 6 serate fantastiche. Siamo partiti col teatrino e poi la cena con gli amici di Slow Food
con i quali abbiamo creato una collaborazione credo fantastica. Dopo c'è gli stupidi come in tutti i paesi. E ecco, questo è il gruppo in quadro, il gruppo in quadro. Tutte le età, che è venuta qua più per divertirsi e far divertire che per lavorare. Dopo, ecco, purtroppo io, cioè, secondo me il meglio delle cose non si vede mai, non è mai spiattellato davanti, è sempre, ecco, quello si vede, è rinchiuso dietro a questi quattro muri e non vede nessuno, quindi uno potrebbe pensare che è una bagianata, si fa presto, fa una festa, però noi è da questo inverno che ci siamo messi in testa più che mai di riunire il paese, perché era un paese un po' spaccateccio fra tutte le associazioni. Invece stiamo riuscendo, anche grazie a, siamo messi in collaborazione con la ciclistica, pedale solidale, la sportiva, anche lo stesso CVA, quindi ecco, stiamo creando proprio il progetto di far tornare un paese unito e che faccia baldoria sempre.